E allora, amici cari, Terre, Sapori e Vini ritorna nelle vostre case, ritorna in vostra compagnia. Siamo tornati invece per fare un gioco di parole in Veneto, in provincia di Padova, sui Colli Euganei, per presentare le eccellenze, le squisitezze di questa terra e poi anche le bellezze paesaggistiche, chiaramente, e architettoniche. Abbiamo raggiunto il comune di Arquà Petrarca e siamo proprio all'interno della dimora storica del Francesco Petrarca. Simonetta Trentin al mio fianco. Simonetta cara, vogliamo ricordare, anche se pur in pochi secondi, chi era Francesco Petrarca? Francesco Petrarca è stato uno dei grandi poeti del 1300, insieme a Dante Boccaccio. Nasce ad Arezzo nel 1304, muore qui ad Arquà nel 1374. Lui passa in questa casa gli ultimi 10 anni della sua vita. Ecco, una casa che lui amava definirla piccina, no? Diceva... Certo, una casa piccola, decorosa, e gli è stata regalata dai Carraresi, i signori di Padova, perché Francesco Petrarca, sa, era un lamentone. Ecco. Lui aveva gli ordini minori, era canonico del Duomo di Padova, soggiornava vicino al Duomo e si lamentava appunto con questi amici carraresi che Padova era una città caotica. Voleva un posto più tranquillo, ma soprattutto un posto, un luogo che gli ricordasse la sua Arezzo. I Carraresi gli fecero dono di una parte di casa e 2 ettari di terra. C'è anche una curiosità dei giorni nostri, diciamo, legata alla casa. Voi siete i custodi? Dal 1875, da quando appunto la casa fu donata al comune di Padova, ci tramandiamo questo scettro da parte femminile e io sono la quarta custode della casa. Ah, non è del 1800? No, porterei bene i miei anni, se no. Simonetta cara, grazie, è stata gentilissima, grazie anche a chi collabora con lei. Abbiamo iniziato questo nuovo viaggio sui Colli Euganei, abbiamo parlato di storia e adesso andiamo ad occuparci di sapori. È arrivato il momento, amici cari, di parlare dei prodotti dell'Arnia, le eccellenze qui del territorio, sempre nel nostro viaggio sui Colli Euganei, comune di Torreglia, frazione di Luvigliano, Marco Dainese al mio fianco, chiaramente apicoltore, ho detto i prodotti dell'Arnia. C'è una battuta che io faccio sempre quando parlo con gli apicoltori: questo è un mestiere che si può fare se c'è una grande passione, se no non lo si fa. Sì, ci vuole proprio una gran passione per seguire questo lavoro, perché proprio... Cioè, io adesso per esempio ho seguito l'Alveari da bambino, da quando avevo 7 anni, e l'ho portata avanti con l'età, adesso ne ho 39, dunque oltre 30 anni che seguo gli Alveari, ma l'ho fatto solo per passione. Era papà che ti ha insegnato? No, è stato il mio maestro delle elementari. Dai! Lui dalle elementari mi ha raccontato tutta la storia dell'apicoltura e da lì mi è cresciuta proprio questa passione che poi si è sfociata proprio in amore. Non dimentichiamo, amici cari, che le api sono animali intelligenti. Sì, molto intelligenti, assolutamente. Allora, l'alveare vive proprio di suo, nel senso che l'alveare è un complesso, è una famiglia di tantissime api e ognuna ha il suo compito, assolutamente, in base all'età, e dunque è un animale molto intelligente. È vero che un'ape, se sbaglia a entrare nell'aria, non va nella sua, viene uccisa? Sì, viene uccisa, perché allora normalmente le api, ci sono delle sentinelle nell'arnia all'entrata, il loro compito è fare le guardiane. Appena sentono che arriva un'ape che non è della propria famiglia e lo sente dall'odore o dai feromoni, se non è carica di miele, di nettare, e dunque non porta il vantaggio di avere del miele in arrivo, la possono uccidere, e anzi la uccidono. Solo se è scarica, ma se è carica l'accettano, la fanno scaricare e poi la potrebbero anche tenere, ma dipende, o eventualmente la buttano fuori uccidendo. Pensate che regole che ci sono. Che proprio momenti particolari di vita. Arriviamo però, abbiamo poco tempo purtroppo, arriviamo al miele. Che tipi di miele fai, Marco? Allora, normalmente qui noi produciamo miele di ciliegio, ok? Che è il primo miele, il primo nettare che si raccoglie qui nei Colli Euganei, poi andiamo sul miele di acacia. Ok, sì. Castagno, tiglio e poi la melata, ma quest'anno la melata non è proprio uscita perché è stato un anno un po' disastroso. Vogliamo in pochi secondi spiegare cos'è la melata? La melata è una piccola differenza. Sì, è una piccola differenza. La melata è un miele che non deriva da nettare dei fiori, ma è una secrezione zuccherina dovuta dalla metcalfa, che è un insetto che va a pungere le piante, soprattutto nei steli giovani della pianta, prendendosi la linfa. Però questo insetto si nutre di questa linfa e secerne una sostanza zuccherina ricca di sali minerali.
L'ape in quel periodo non ha nessuna fonte nettarifera prevalente, dunque va a raccogliere questa sostanza zuccherina negli alberi, nelle foglie, la raccoglie, la trasforma in miele sempre con un effetto enzimatico e dunque abbiamo un miele poverissimo di acqua, dunque un'alta concentrazione di zuccheri e una gran percentuale di sali minerali. Marco, noi ti ringraziamo per la tua gentilezza e la tua disponibilità. Adesso rimaniamo in questa frazione perché vado a raggiungere un altro posto, non ho capito bene, ma so che è un posto bellissimo, mi hanno detto. Sì. Tu lo sai dove vado? Vado? Villa dei Vescovi. Ah, bene, bene, questo mi fa piacere. E allora rimanete con le telecamere di Terre, Sapori e Vini perché dal miele parliamo direttamente della Villa dei Vescovi, ma soprattutto perché continuiamo a stare qui sui Colli Euganei. E allora ancora un grazie a Marco Dainese, al suo lavoro, il miele, le api, abbiamo visto anche l'ape regina nelle Arnie, insomma ci siamo dedicati un attimo a quei meravigliosi prodotti. Siamo rimasti come anticipato a Luvigliano di Torreglia, abbiamo raggiunto Villa dei Vescovi e sono con Alessandra Didia. Alessandra ci aiuterà a capire che cosa abbiamo raggiunto, dove siamo arrivati. Io però entrando, Alessandra, ho letto bellissimo una sublime, perfetta armonia tra architettura e paesaggio. Che cosa significa e dove siamo arrivati? Esatto, allora l'architettura la vediamo alle nostre spalle, Villa dei Vescovi, una villa di inizio Cinquecento voluta dal vescovo di Padova Francesco Pisani come luogo per attirare artisti, umanisti e letterati. Questa quindi una villa palazzo, il primo esempio di villa rinascimentale in un contesto extra cittadino. Perciò lui era di famiglia ricca. Era di una famiglia nobile, infatti la famiglia Pisani dal Banco erano banchieri di Venezia e era stato eletto dal Doge, perché all'epoca sappiamo che erano i Doge a nominare i vescovi del veneziano. Passano i secoli? Passano i secoli, la villa passa appunto di mano in mano, di vescovo in vescovo, rimarrà tale fino al 1962, anno in cui la villa viene venduta. Sarà un imprenditore tessile di Milano, il signor Vittorio Olcese, ad acquistare la villa, a venire a viverci in villeggiatura estiva, quindi come gli antichi vescovi, fino a che, diciamo, negli ultimi anni si trasferisce definitivamente qui con la famiglia. Muore nell'anno 1999 e prima di morire lascia scritto nel suo testamento la volontà di donare la villa al FAI. FAI sta per Fondo Ambiente Italiano, fondazione privata, come sappiamo, nata a Milano nel 1975, che si occupa di recuperare dei luoghi del nostro paese. Cosa possono vedere i turisti che arrivano? Esatto, possono vedere allora una bellissima macchina architettonica attraverso la quale osservare il paesaggio dei Colli Euganei. Siamo sopra la collina, quindi siamo sopraelevati, tutto attorno a noi un anfiteatro di colli, quindi di natura, una natura ancora incontaminata, c'è il parco colli che protegge l'area, quindi non vediamo assolutamente abusi edilizi, quindi il paesaggio è fantastico. La ringraziamo tanto, buon lavoro a lei, alle sue colleghe, al FAI e naturalmente io vi invito ancora a rimanere con noi perché abbiamo una sorpresa, ma dopo aver parlato tanto di terra è arrivato il momento di parlare di sapori. Allora, caro Pietro Marcellino, andiamo in cucina. Detto fatto, ci occupiamo dei sapori, siamo rimasti a Torreglia in questo comprensorio territoriale e abbiamo fatto qualche chilometro, percorso qualche chilometro per arrivare all'antica trattoria Ballotta, pensate amici cari, dal 1605, Fabio Legnaro. Fabio, intanto grazie perché ci hai aperto le porte della tua attività mentre c'è del lavoro in cucina, nelle sale, perciò insomma i momenti anche che voi siete occupati. Però oggi noi vogliamo presentare un piatto che ha una sua storia carinissima, perché poi si parla di una di sfide, si parla di una... tutto a suo tempo. Cosa hai preparato? Allora, proprio per darvi una particolarità di questo territorio, ho pensato al torresano. Il torresano, che è il piccione di torre che non ha ancora volato, voi sapete bene che le torri difensive a fine dell'Ottocento venivano trasformate in piccionaie. Quindi il torresano, sto piccione che non ha ancora volato, che quando lo raccogliamo... Piccolino, via! Non è troppo piccolino, perché lui si gonfia molto perché è imbeccato dalla mamma. Quindi ha poche penne, è anche facile da lavorare come... spennamento, purtroppo bisogna fare anche quello, però come alimentazione solo la mamma, ecco, solo imboccato dalla mamma. Quindi il piccione detto torresano proprio per questa cosa della torre. Torresano, io suppongo sia già il termine italianizzato, però no?
In dialetto è più Torresan. Torresan con la N, ecco, che finisce la frase. Però io, come regista di questa produzione televisiva, tempo fa, qualche anno fa, ma pochi, un paio, ne ho mangiati alcuni in un'altra località, in provincia di Vicenza. Ma allora sai della disfida? A Breganze so che avete fatto qualche... insomma, che vi siete trovati amichevolmente e con grandissima simpatia con gli amici di Breganze. Pensati che nel 1949-50 Orio Vergani, fondatore dell'Accademia Italiana della Cucina, portò in tribunale a Padova i ristoratori di Torreglia e i ristoratori di Breganze, perché c'era questa diatriba su chi aveva fatto il piatto, chi aveva la proprietà del piatto. Davvero Orio Vergani li portò e il giudice di Padova stabilì che Breganze al suo torresano ed è fatto allo spiedo, loro arrivano da una dinastia di cucinieri dopo la caccia, sì, e invece Torreglia lo faceva al forno, e andò a pace questa cosa, che però tirammo fuori 4-5 anni fa con l'amministrazione comunale di Torreglia e di Breganze, preparando una disfida fra di noi per attirare attenzione su questo piatto che secondo me è molto salubre, è buono, è magro e ha tante particolarità. Fabio, torresano, ma non solo, qui hai una cucina, insomma, citami qualche altro piatto, dai. Allora, naturalmente i prodotti di corte, quindi uova, farine, orto, eccetera. Gnocchi di patate si fanno qui nel Padovano, si fanno anche mischiando ricotta o altre cose. Bigoli, i bigoli sono spaghetti estrusi, grossi, di pasta fresca, le fettuccine o le pappardelle. Siamo bravi nelle zuppe, quindi la pasta e fagioli, la zuppa dei funghi dei vari periodi, i risotti. Ecco. Abbiamo anche una grande tradizione con il risotto e lo abbiniamo spesso al tartufo scorzone nostro. Viene delizioso col tartufo scorzone euganeo berico e il vino serprino, che è di questa zona, che sai che è il nostro prosecco, fra parentesi, quindi un vino frizzante da tavola. Sì, sì. Fabio, grazie. Antica trattoria Ballotta dal 1605, quando, lo abbiamo detto per tante altre occasioni, per tante cose che stiamo vedendo in questi giorni, ma mi raccomando, quando si viene sui Colli Euganei, naturalmente si viene a mangiare il torresano dall'amico Fabio. Vi tratterà coi guanti bianchi. Tornare a Cinto Euganeo per parlare di Evo, di olio extravergine d'oliva, ma soprattutto arrivare a Cornoleda, che è un borgo di Cinto. Trovare l'amico Davis Zanaica, produttore di olio, che ci ha aperto il frantoio. Davis, non siamo in raccolta, non siamo in produzione, ma regaliamo un paio di minuti al tuo prodotto, perché qui sui Colli Euganei si fa anche olio extravergine d'oliva, dico bene? Certo, si fa olio e soprattutto si fa olio di alta qualità. E la quantità non è il nostro obiettivo, noi puntiamo esclusivamente alla qualità. Fortunatamente questa ci viene anche riconosciuta, ci è stata riconosciuta negli ultimi anni grazie ad importanti riconoscimenti che abbiamo portato a casa, e questo è uno stimolo a fare sempre meglio. Ma ci mancherebbe. Vogliamo intanto ricordare le cultivar soprattutto. Certo, allora la prevalenza delle nostre cultivar sono sicuramente la Rasara e il Leccino, che sono tra l'altro le due cultivar principali che compongono poi la nostra DOP DOP Colli Euganei Iberici. Infatti nella nostra DOP Colli Euganei Iberici c'è un 50% di Rasara e Leccino, l'altro 50% sono le varietà presenti in maniera minore, che sono Pendolino, Maurino, Moraiolo e Frantoio. Però tra la Rasara e il Cino, una, se posso, magari sbaglio, una è più autoctona, l'altra è più di derivazione toscana. Certo, la varietà sicuramente autoctona è la Rasara, che comunque ha delle parentele molto, molto strette con il più famoso e più conosciuto Frantoio. Denis, ci dobbiamo salutare perché i tempi, sai, sono un po' strettini, ma sì, torneremo anche con calma, magari durante la fase della raccolta. L'importante è che abbiamo fatto in modo di far capire durante questi nostri percorsi sui Colli Euganei che qui si produce anche un grande olio di oliva extravergine, perciò qualità anche sull'olio.